Ma c'è il modo di mangiare delle cose buone e dolci senza far salire troppo la glicemia e farsi dei danni? Sono il dottor Enrico Veronese, nutrizionista, e in questo video ti voglio proprio dire quali sono i dolcificanti che puoi utilizzare, quelli più naturali che puoi usare per farti delle torte, delle cose buone o anche nella quotidianità. Seguimi bene sino alla fine perché ti dirò anche come prepararti una bevanda che puoi bere durante la giornata, che io utilizzo ogni giorno, i miei pazienti lo sanno perché mi vedono berla, che è molto buona e ha potere antiossidante. Quindi mi raccomando, seguimi bene sino alla fine. Ovviamente ti invito a seguire questo canale, iscriviti, clicca sulla campanellina, così avrai le notifiche in tempo reale. E magari metti anche mi piace a questo video sulla fiducia. Più i miei video vengono visti e ovviamente più il mio canale cresce e mi consente di proporti sempre contenuti più interessanti. Mentre se vuoi iniziare un percorso nutrizionale con me, mi raccomando, seguimi sino alla fine che ti spiego proprio come metterti in contatto o diversamente, guarda sotto nel link in descrizione, trovi il modo per contattarmi. Mi capita sovente di sentire qualche mio paziente che mi dice: dottore, io non uso zucchero, anzi non uso neanche il dolcificante, il caffè me lo prendo amaro e mi piace così. Stesso discorso per lo yogurt, stesso discorso per il tè. Poi si chiacchiera, si parla del più del meno, si inizia a lavorare e cosa scopro? Scopro che queste persone hanno delle forti crisi bulimiche riguardo proprio i cibi dolci. Magari si mangiano una teglia intera di tiramisù. È vero chiaro che questo comportamento contrasta molto con: dottore, a me la roba dolce non mi interessa, io caffè lo bevo amaro, eccetera, eccetera. Le abitudini alimentari sono molto legate alle sensazioni di benessere che ci danno e quindi se un comportamento non ci dà pagamento, noi tendiamo ad evitarlo. Io col mio lavoro cerco di concentrarmi moltissimo sulla parte comportamentale, in quanto se non si riescono ad associare una serie di abitudini che danno emozioni positive e che quindi ci fanno stare bene, ci fanno produrre dopamina, endorfine, sostanze biochimiche positive, noi non riusciremo mai a consolidare un comportamento. Ti faccio un esempio. Io mangio ogni mattina un pezzo di pollo, lo faccio per 3 mesi. Non ho preso un'abitudine. Mi sono semplicemente imposto un comportamento perché penso che questa cosa mi possa portare a uno scopo. Ma ti garantisco che il petto di pollo non lo mangerai per tutta la vita, soprattutto la mattina. Perché? Ma perché a quell'ora non ti piace, ti fa schifo, non è normale. Mentre se al posto del petto di pollo ti do da mangiare un bel croissant caldo e profumato e croccante, ovviamente tutto cambia. Bene. È facile entrare in questo meccanismo e capirlo, cioè se si rinuncia a emozioni positive, ovviamente questo si fa in buona fede, pensando di fare la cosa giusta e quindi bevi caffè amaro, il tè, eccetera, eccetera, non ti rendi conto che queste continue privazioni ti fanno scattare un meccanismo di compensazione psicologica e a un certo punto inizi poi a mangiare cose dolci in modo esagerato. Quindi, se mi chiedi, faccio bene, dottore, a non usare il dolcificante, a mangiare tutto senza dolcificante e zucchero? La mia risposta ovviamente è sì, ma c'è ovviamente un ma. Se questa privazione poi ti porta a sentirti chiuso in una prigione e sei poi costretto a dover evadere commettendo gravi errori alimentari, allora forse conviene il male minore, quello che io chiamo il metadone. Cioè utilizzare qualche dolcificante più naturale allo scopo di fare sì di rendere più gradevole e appagante bevande, latticini come lo yogurt, proprio per evitare che ci siano poi queste crisi di dolce che sono proprio così dannose. Io personalmente non bevo tutto amaro e se mi segui sino alla fine, come ti ho già detto, ti dico proprio una bevanda che io mi preparo quotidianamente, ti insegno proprio come farla e ha anche dei poteri antiossidanti. E io non sostituirei questa bevanda con un'estate, semplicemente perché la trovo buona, la trovo più appagante e quindi per me è diventata una abitudine. Quindi dobbiamo uscire dalla logica che
quello che mangio nella dieta è semplicemente nutrimento e va mangiato, mentre invece le cose buone sono solo al bar o al ristorante. Ci vanno dei compromessi. Bene, capito questo punto che è molto importante, adesso andiamo a vedere quali sono questi dolcificanti. Intanto ti dico di fare attenzione al fatto che alcuni patiscono il calore e quindi non sono adatti alla cottura, quindi non vanno bene per le torte, eccetera, eccetera. Per esempio, alcuni dolcificanti sintetici causano problemi, quindi bisogna fare attenzione. Vediamo i dolcificanti invece più naturali che ci sono in commercio. Partiamo dai polioli. Hanno una molecola più simile ai monosaccaridi e i più conosciuti sono lo xilitolo e l'eritritolo. Lo xilitolo è un dolcificante naturale, viene anche detto zucchero di betulla, è presente nella frutta, nelle verdure e anche nella betulla e faggio. Ha un forte potere dolcificante e viene utilizzato nelle gomme da masticare. Perché? Perché oltre ad avere una sorta di potere antibatterico, e questo non è male, dà anche un senso, come dire, rinfrescante. Appartiene alla famiglia dei polialcoli. Viene in parte fermentato dalla microflora dei batteri che hai nell'intestino e in alte dosi può diventare un vero e proprio lassativo e potrebbe anche creare disturbi intestinali e gas. Ma veniamo all'eritritolo. L'eritritolo invece ha un apporto calorico bassissimo, 0,2 calorie per grammo. Ha un indice glicemico praticamente pari a zero, quindi non influisce per nulla sulla glicemia. Ed è ovviamente un'ottima alternativa ai dolcificanti di sintesi. Il suo potere dolcificante è molto simile a quello del saccarosio, ma contiene il 40% di calorie in meno. In etichetta si trova come I968, non si accumula nell'intestino e quindi evita fermentazioni che potrebbero provocare dolori e formazione di gas. Ha comunque un certo potere lassativo, quindi attenzione. Quindi c'è una certa tolleranza per questi polialcoli. Teniamo presente che anche i dosaggi possono arrivare da mezzo grammo a un grammo pro chilo corporeo, quindi se ne può assumere una certa dose ogni giorno. Soprattutto questi polialcoli non patiscono molto il caldo, però se mai vuoi formare la crosta sulla torta o la caramellizzazione, ovviamente sei obbligato a usare uno zucchero riduttore, cioè non puoi usare questi polialcoli perché sennò il processo non avviene. Adesso ti voglio parlare di un dolcificante piuttosto nuovo e anche poco conosciuto, il frutto del Monaco. È una pianta, si tratta di una cucurbitacea e in principio attivo si chiama mogroside ed è un glicoside. In pratica non ha quasi calorie e ha anche un grande potere però dolcificante. Pare abbia anche un pochino di potere antiossidante. Sembra da alcuni studi che abbia anche potere ipoglicemizzante, però diciamo che si sta facendo ancora degli approfondimenti. E veniamo adesso alla stevia. La stevia è una pianta, è molto dolce, penso che supera di 300 volte la dolcezza dello zucchero da cucina. Quindi ha un potere dolcificante forte che deriva dai glucosidi. Vengono impiantate alla stevia anche a lei addirittura proprietà ipoglicemizzanti, cioè fa abbassare proprio la glicemia. Questa è una cosa molto interessante. È resistente al calore e quindi va bene per preparare i dolci. Quindi a questo punto qual è il dolcificante migliore? Io personalmente consiglio di fare dei test. A me per esempio piace molto un preparato che si chiama Truvia ed è a base di stevia e polioli, cioè una miscela. La stevia da sola non mi fa impazzire perché ha un forte retrogusto di liquirizia. Ti consiglio di fare dei test e provare a fare delle miscele per capire qual è la tua combinazione giusta. Veniamo adesso alla bevanda di cui ti ho parlato, che io mi preparo quotidianamente. Una bevanda che secondo me è molto buona e ha anche potere antiossidante. Allora, cosa faccio? Metto a bollire dell'acqua, poi prendo una radice di zenzero, la sbuccio, la spello col coltello e poi, quindi tolgo la parte esterna e la taglio a fettine sottili sottili. Poi la metto a bollire per 3-4 minuti nell'acqua e una volta che si è creato l'infuso lascio riposare 20-30 secondi e inserisco una bustina di rooibos e anche una bustina di tè verde. Poi
gli do acidità, metto qualche goccia di limone e mezzo cucchiaino di curcuma. Dopodiché dolcifico, ci metto dentro due cucchiaini o tre di truvia, che come ti dicevo prima contiene polioli e stevia. Vi consiglio di provare e ovviamente di personalizzare questa bevanda in base al vostro gradimento. Un saluto e al prossimo video. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto, a presto e ovviamente continua a seguirmi.